sempre sul costone del Corso Domini, come vedete, se avviciniamo, queste qua sono tutte le vasche che erano per la contraerea posizionate qua. Come vedete, queste qui hanno la peculiarità che sono messe in un posto praticamente opposto a quello che abbiamo visto prima, per il semplice motivo che potevano sfondare il fronte sia dalla parte della Val Sabbia, ma temevano anche uno sfondamento dalla parte della Val Camonica. Allora avevano predisposto il fronte già diviso in due parti, praticamente metà che guardava verso la Val Sabbia e metà che guardava verso la Val Camonica. Come vedete, le torri qua sono diverse rispetto a prima. Qua, per farvi capire dove siamo arrivati, c'è l'appostamento più avanzato e vi era un mitragliatore. Così, qua dove c'era tutto il degrado, scendeva, e quello là è il nostro passo Croce d'Omini dove eravamo prima. Qui, come vedete, dove c'è quel paletto là, ripartivano le trincee che salivano e poi arrivavano alla nostra zona di artiglieria.